Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale. Oggi, a circa 2 settimane dall'ultima recensione del Gimbal e-Technology di Xiaomi, che purtroppo, come ho ampiamente dimostrato nel video che vedete tra i consigliati, è stata una reale, totale delusione per quelle che erano le caratteristiche non tecniche, ma più che altro per quello che concerne l'applicazione, per la totale assenza di impostazioni di secondo livello. Oggi, proprio in sostituzione di quel gimbal, arriva Vimbal 2. È un prodotto low cost, ma che ha caratteristiche tali che lo rendono paragonabile addirittura ai top di gamma. Una tra tutte, come avete visto dalla anteprima, proprio prendendo il paragone con quella che è stata la timelapse che ho effettuato con l'e-technology, Vimbal 2 consente di registrare una autorotazione, quindi impostando la fase iniziale e la fase finale, determinando la quantità di tempo che il gimbal percorrerà per raggiungere la fase 1 e la fase 2. All'interno della timelapse introduciamo un movimento dinamico, quindi non è più una timelapse statica come avete visto con il gimbal, ma introduciamo un movimento all'interno della timelapse che rende sicuramente molto più fluido, più bello, più fruibile il contenuto e ne aumenta sicuramente la qualità. Oggi entriamo nel dettaglio delle caratteristiche tecniche di questo prodotto, che dicevo non ha nulla da invidiare ai top di gamma, sia per quello che concerne le caratteristiche meccaniche che ho potuto testare in questi giorni, ma anche per quelle che dicevo le caratteristiche dell'applicazione. Oggi mi cervellavo su come poter fare un video stabilizzato di un gimbal, ma non avendo un altro gimbal, ma solo in questo caso, in questo momento la Reflex che sta riprendendo l'immagine. Anzi, spero che oggi con questo test possa aumentare anche la qualità audio che sto con il nuovo microfono che sto testando. Trovate poi tutti i link dell'attrezzatura che utilizzo nella descrizione. Se vi interessano, potete anche utilizzarli direttamente. Dicevo, ho provato a testare una ripresa particolare. In questo momento state guardando la mia immagine riflessa in uno specchio, quindi adesso avvierò dal gimbal stesso. In questo caso utilizzerò semplicemente la camera, quindi non nell'applicazione. Allora, vedete un attimo, quelle che vedete adesso sono le immagini del gimbal riflesso lo schermo. Ritorno alla camera principale, come si dice negli studi televisivi, ma niente, entriamo nel dettaglio di tutte quelle sono le caratteristiche tecniche di questo prodotto, tutte quelle che sono le impostazioni della camera. Noi le conosciamo, sono un po' generiche, la timelapse, anzi l'applicazione del Vimbal 2 consente anche lo slow motion, la panoramica che conoscete, che vi ho fatto vedere anche con l'e-technology, e poi vediamo se riusciamo ad inserire qualche ripresa particolare con quelle che sono le caratteristiche. Ah, una che mi dimenticavo, questa. Il Vimbal 2 consente anche di essere utilizzato come selfie stick, quindi aumenta la portata. Considerate che in questo momento io ho un tripode, ma possiamo anche collegare con l'attacco da un quarto anche un'altra staffa, e da aumentare l'altezza del gimbal stesso, anche per fare delle riprese dall'alto. Ragazzi, detto questo, entriamo nel dettaglio delle caratteristiche tecniche di questo prodotto. Allora, come dicevamo, iniziando dalle caratteristiche esterne del gimbal. Vedete, il gimbal si può stabilizzare con questo braccio, a seconda ovviamente della tipologia di smartphone. Nel mio caso ho un View 10 Lite che ha un display da 6 pollici e mezzo, è abbastanza lungo, però aumentando la lunghezza del braccio riusciamo a stabilizzarlo. Possiamo poi spostare ed equilibrare anche il braccio principale, controllando se è o meno nella rotazione tocca, non tocca. Vedete, già il gimbal è autostabilizzato.
è dotato anche del tripode nella confezione che poi vedremo. Nel retro, nell'impugnatura, ha un tasto che consente di effettuare il reset e ritornare, diciamo, alla funzione principale di default. E nel frontale ha tre tasti funzione, uno di avvio video o scatto fotografico, il tasto centrale che è il tasto funzione che ha quattro posizioni con un tocco va sulla funzione pan, due tocchi va sulla funzione lock, tre tocchi con l'applicazione riusciamo a modificare la camera, quindi passando dalla camera retro alla camera selfie, quattro tocchi. Abbiamo la funzione di autorotazione che vi ho spiegato e raccontato all'inizio del video. Poi abbiamo il classico joystick per consentire i movimenti roll, pan e tilt. E poi anche un'altra funzione che è quella dello zoom o messa a fuoco, che poi vedremo dall'applicazione. Allora, avviamolo. Ovviamente nel momento in cui lo avviamo, automaticamente, vedete, con questo beep il gimbal inizia la stabilizzazione, quindi attraverso i motori più equilibrato il gimbal in termini di peso, meno sarà lo sforzo dei motori per mantenerlo stabilizzato e quindi maggiore sarà la durata della batteria. Cosa importantissima, una batteria assolutamente non presente nelle i technology, possiamo utilizzare il pacco batteria del gimbal stesso come un power bank per il nostro smartphone, perché nel braccio superiore, ovviamente muovendolo lui comunque continuerà a stabilizzarlo, nel braccio superiore è previsto l'attacco per un cavetto che ci consente di caricare direttamente il telefono. L'unica pecca che forse avrei modificato, ovviamente se lo smartphone è nella posizione orizzontale, ovviamente il connettore di batteria e di ricarica, il connettore di ricarica USB si trova occupato. Sarebbe bastato creare una feritoia, quindi uno spazio che consentiva di recuperare, perché se allunghiamo e spostiamo lo smartphone ovviamente questo tenderà a squilibrarsi, mentre se lo smartphone è nella posizione verticale il problema non si pone perché il connettore è libero. Però questa è una piccola pecca che potrei definire tale, ma realmente devo dirvi che le caratteristiche totali di questo prodotto mi hanno piacevolmente sorpreso. Allora, adesso entriamo nei dettagli dell'applicazione, delle funzionalità. Vabbè, solo per farvi vedere quelle che sono le funzioni principali del gimbal, cambiando le impostazioni della camera col doppio clic nel tasto del retro ripristiniamo la funzione di default. Avviamo l'applicazione e così entriamo nel dettaglio delle caratteristiche proprio dell'app di questo gimbal 2. Allora, come vi avevo accennato, una delle principali funzionalità che ho riconosciuto su questo gimbal rispetto al Lead Technology è proprio quella che consente, allora, entrando intanto nelle mie impostazioni, andiamo a settare l'autorotazione. L'applicazione, considerate che consente di visualizzare sia la batteria ovviamente dello smartphone, ma anche la batteria del gimbal stesso in termini di carica residua. Nel setting troviamo l'impostazione autorotazione, dove possiamo settare come dicevamo il tempo del planning e del tilting speed, quindi la velocità di movimento, di rotazione, ovviamente legata alla durata. Qui è preimpostata con un'ora, per fare per vedere una visualizzazione molto veloce postiamo 18 secondi. Ok, dobbiamo salvare. Salvataggio appunto con successo. Per impostare questa funzionalità dobbiamo dare, allora, intanto facciamo il reset da dietro e poi 1, 2, 3, 4 da un beep. Quindi decidiamo per esempio la posizione iniziale e decidiamo la posizione finale. Inizierà a testare per
L'arco di tempo in questo caso abbiamo impostato 18 secondi, quindi effettuerà un movimento molto fluido e andrà a portare il gimbal di conseguenza lo smartphone nell'inquadratura, nella posizione iniziale e finale che abbiamo deciso. Combinando questa funzionalità dell'autorotazione con la funzione di timelapse che è presente, vedete, nel primo set è il panoramic, quello che consente di effettuare una foto panoramica, quindi effettuando più scatti. Quindi poi sarà l'applicazione stessa che aggregherà gli scatti effettuati per creare una foto panoramica. Beh, funzione video e funzione timelapse. Nel timelapse possiamo anche inserire gli intervalli di scatto che vanno scelti a seconda del oggetto della timelapse. Quindi per esempio se andiamo ad effettuare timelapse su un numero veloci, lente, oppure se facciamo una iperlapse, quindi se prendiamo il nostro gimbal e camminiamo vicino a delle persone, quindi per un lungo tragitto, a seconda dell'impostazione avremo un effetto più o meno definito di velocizzazione dei soggetti che sono all'interno dell'immagine stessa, che possono essere veicoli, possono essere persone, possono essere nuvole, come facevamo l'esempio iniziale. Un'altra funzione che troviamo nella applicazione è lo slow action, quindi già nell'applicazione stessa possiamo effettuare una tipologia di inquadratura con slow motion, con il nostro gimbal. Quelle che vedete qui sono le tre impostazioni che consentono di utilizzare il VT. E un altro che è lo zoom che possiamo impostare noi anche dal joystick, come abbiamo detto all'inizio. Poi il bilanciamento del bianco che è impostato in automatico, ma può essere modificato. Lo riportiamo il valore e il valore di luminosità. Un'altra interessantissima funzione è quella che consente di gestire attraverso l'applicazione il gimbal da remoto. Quindi, per esempio, inserendo nel gimbal uno smartphone senza sincronizzare l'applicazione, quindi utilizzando normalmente magari la camera dello smartphone stesso, e poi con un altro smartphone e quindi con l'applicazione possiamo andare a gestire da remoto il gimbal e quindi far effettuare, vediamo se lo troviamo, ecco qua, remote joystick. Ovviamente in questo caso io sto utilizzando il joystick con l'applicazione dello smartphone e contemporaneamente sto muovendo. Ovviamente non ha senso utilizzare il remote joystick se lo smartphone è nel gimbal stesso. Dovremmo utilizzare un altro smartphone per gestire da remoto il gimbal stesso e far effettuare dei movimenti. Magari se lo abbiamo posizionato in un punto remoto o alto che non ci consente di andarlo a muovere con il joystick manuale, con un altro smartphone e quindi con l'applicazione possiamo gestirlo da remoto. Un'altra piacevole sorpresa è stata la confezione all'interno della scatola. La confezione è già di per sé una custode del gimbal. Vi faccio vedere, lo spengo un attimo. Vedete, anche nello spegnimento il gimbal rallenta la caduta proprio per evitare che possiamo creare un danno al nostro smartphone. Lo togliamo, stacchiamo il tripode, anch'esso è contenuto all'interno della confezione nello scatolino, e la confezione è una vera e propria custodia che ci consente di trasportare in tutta sicurezza il nostro gimbal. Lo vedete? Materiale antiurto. Devo farvi vedere quello che vi ho raccontato all'inizio, cosa troviamo anche all'interno della confezione, oltre ovviamente un cavetto USB per la carica. Abbiamo i connettori, adattatori per qualsiasi tipologia di smartphone, quindi abbiamo l'USB
connettore USB di tipo C per i nuovi smartphone, USB, connettore 30 pin per iPhone e poi abbiamo anche, eccolo qui, quello che utilizzo io, il connettore micro USB, micro USB. Farvi capire quanta cura e dettagli c'è stato in questo prodotto, possiamo vederlo anche nel braccialetto che è stato inserito all'interno della confezione, che io ancora attualmente non ho neanche utilizzato, non addirittura neanche aperto, però sicuramente per tenere in mano il gimbal, anche per in una condizione di sicurezza per evitare che possa scivolare, possa cadere, è stato inserito anche questo braccialetto che ha anche la possibilità di essere stretto e allargato. Qui c'è un feritoio dove si inserisce e possiamo anche tenere in tutta sicurezza. Ecco qua, lo sto facendo per la prima volta insieme a voi. Il peso è abbastanza contenuto, la dimensione, qui abbiamo la porta USB, micro USB per la carica laterale. Ragazzi, che dirvi, questo prodotto mi ha stupito da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo, sia dal punto di vista dell'attenzione alle caratteristiche sia dell'applicazione ma anche delle caratteristiche tecniche di costruzione del prodotto stesso. E niente, sicuramente è un prodotto che consiglio. Lascio a voi i commenti adesso a fine video, vi lascio tutti i link in descrizione del prodotto, lasciate un like, se non vi siete ancora iscritti al canale vi invito a farlo. Al prossimo video, ciao a tutti da marcellomotta.com.